Allora ribadisco il saluto di Vincenzo Gheroldi che non è potuto venire e imbraccio i suoi appunti, che però a questo punto della giornata sono quantomeno interessanti perché risultano una specie di incontro tra diverse opinioni, soprattutto dopo Santa Maria Antigua, e saranno di certo l'occasione per Cagnana, Aurora Cagnana, di ribattere ed aggiungere altri ulteriori dati con delle specificazioni. Per Gheroldi divide i problemi in alcuni punti, in specifico in quattro punti molto netti, molto decisi. Il punto A, i dati a strati grafici di interpretazione univoca. B, osservazioni stratigrafiche passibili di diverse interpretazioni. C, osservazioni sulle tecniche pittoriche che possano avere una contestualizzazione storica. D, i dati provenienti da analisi scientifiche per i quali è necessario discutere sia la metodologia sia l'interpretazione. Veniamo ai punti A e B, che equivale a dire dati stratigrafici di interpretazione univoca, osservazioni stratigrafiche passibili di diverse interpretazioni. Se la sequenza degli... E naturalmente non possiamo dimenticare che Vincenzo Gheroldi aveva avuto modo di analizzare gli affreschi di Santa Maria Fuori Sportas qualche anno fa nel corso dei restauri condotti da Pinin Brambilla a Barcellona e che non aveva mai pubblicato i risultati delle sue analisi. Quindi quello che lui scrive è comunque fondato su una serie di indagini e di osservazioni dirette sul campo, non sono invenzioni. Poi si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, questo è un'altra cosa. A e B. Se la sequenza degli strati risulta in diversi punti indiscutibile, è però necessario riflettere sul fatto che due strati diversi possono far parte della medesima fase tecnica ed essere perciò contemporanei. Nell'abside di Santa Maria esistono almeno due casi esemplari. Lo strato di intonaco scialbato, presente sotto l'intonaco dipinto, generalmente letto come finitura a vista indipendente dall'esecuzione dei dipinti. Questo è il primo caso. Va però segnalato che esistono testimonianze incontrovertibili dell'impiego della scialbatura, sottostante l'intonaco dipinto, come strato funzionale alla pittura a calce sull'intonaco stanco compresso. È la tecnica documentata da fonti bizantine, ne discutiamone dopo voi, che credo di aver individuato anche a Castelsepro, dove sono evidenti le compressioni col puntale arrotondato di una cazzuola in corrispondenza delle aree figurative. Lo scialbo sottostante rallenta l'asciugatura dell'intonaco sovrammesso, che viene lisciato e compresso per far affiorare l'acqua di calce e sul quale si dipingerà a calce. Secondo punto, sempre inerente A e B. Secondo caso, la fascia rossa e la fascia rossa terminale presente su un intonaco non dipinto, interpretata come testimonianza di una finitura precedente aniconica, corrisponde invece, a suo parere, sempre a mio parere, alla chiusura della prima pontata. Ho potuto infatti verificare come anche a Castelseprio sia in uso il sistema, d'altronde più comune, di intonacatura a pontate a scivolo lungo. La fascia rossa era quindi la prima pontata di chiusura. Su questa fascia si agganciava a scivolo lungo la seconda pontata con il registro superiore dei dipinti, delimitata appunto da una cornice rossa. La fascia rossa era, insomma, il giro stesso prima della posa definitiva del soffitto piano, sul quale si sarebbe poi attaccata a scivolo lungo la puntata superiore dell'intonaco dipinto. Passiamo al punto C. Osservazioni sulle tecniche pittoriche che possono avere una contestualizzazione storica. Il discorso sarebbe davvero molto lungo. Negli anni precedenti avevo studiato, sia dai ponteggi sia contrabattello, le modalità di stesura degli intonaci e delle pellicole pittoriche.
Mi limito solo a segnalare un semplice dato che dovrebbe far riflettere circa la necessità di ricostruire mentalmente gli aspetti materiali dei dipinti, per non scambiare, come hanno solitamente fatto gli storici dell'arte, lo stato attuale con il loro aspetto originario. Cade tutto. Con il loro aspetto originario. L'esame col microscopio a contatto di molte zone in ombra ha rivelato la presenza di grani di colore azzurro. Ho perciò ricostruito la presenza di ombre portate azzurre che hanno confronti con una tradizione figurativa tardo antica con icone a incausto con mosaici. Ovviamente questa relazione si apre a diverse interpretazioni. Indizio di una datazione molto alta? Testimonianza di un filone artistico nel quale si sono mantenute certe convenzioni tecniche? Eccetera, e altre possibili ipotesi. Ma l'esempio che ho fatto, e altri sarebbero possibili, serve solo a sottolineare la necessità di far precedere la filologia materiale alla filologia storico-artistica, che poi è una delle ragioni dell'incontro di oggi. Punto D. Dati provenienti da analisi scientifiche per i quali è necessario discutere sia la metodologia sia l'interpretazione. Sembra incredibile che in un caso che richiederebbe approcci multidisciplinari, intendo non una collazione di dati provenienti dalle più svariate discipline, ma una collaborazione programmata in base alla formulazione di problemi specifici e a strategie di indagine finalizzate alla loro soluzione. Gli studi scientifici sono rimasti, per così dire, al palo. La necessità è innanzitutto quella di una precisa mappatura dello stato degli intonaci e delle superfici, dei contenuti di umidità, delle risalite, delle presenze insidiose dei materiali di restauro. Tre molti indizi. Che sia in grado di indicare la mappatura alle indagini puntuali, i punti più utili sui quali condurre gli esami e i punti dove le superfici potrebbero risultare inquinate. Il recente impiego di misure con l'XR fluorescence, e qui viene chiamata in causa Aurora Cagnana, sono state isolate, cioè non sono state accompagnate da una serie di indagini che dovevano essere precedenti o parallele, ma questo è un dato che credo noi sappiamo. L'XR fluorescence è senza dubbio un esame di tipo intermedio, ma non conclusivo. Lo strumento infatti non fornisce dati stratigrafici, stesure di colore sovrapposte sono lette come un insieme indistinto delle sostanze chimiche che lo contengono e quindi i dati raccolti necessitano di verifiche condotte con il più tradizionale e affidabile esame del prelievo stratigrafico. In conclusione, quali sarebbero le strategie e quali sarebbero le procedure per procedere, per proseguire e condurre una campagna di analisi in modo il più completo possibile? Condurre una campagna di riprese generali a luce radente e un controllo dei grafici con le indicazioni dei rapporti stratigrafici, murature, travi, intonaci. Eseguire una campagna generale di riprese con l'ultravioletto riflesso e trasmesso. Eseguire una campagna di riprese con l'infrarosso e l'infrarosso falso colore. Acquisire tutti i dati disponibili sui precedenti restauri e sulle indagini tecniche finora eseguite e condurre verifiche alla luce delle due indagini precedenti. Studiare e documentare le impronte degli attrezzi di lavoro e i segni lasciati dalle lavorazioni, compresi diversi strumenti di picchettatura. Condurre osservazioni delle superfici con il microscopio a contatto e relative macrofotografie. Provare, almeno a campione, ricostruzioni delle stratigrafie pittoriche originali. Identificare i punti per i sondaggi con nuove analisi XR fluorescence. Indagare con prelievi stratigrafici mirati i punti giudicati essenziali per la comprensione. Con questo vi risaluta e chiude il discorso. Io mi permetto solo di fare una aggiunta.
con provincia di Varese e regione Lombardia si è comunque proceduto a fare un'indagine sugli archivi, come vi avevo accennato stamattina. Molte delle richieste che Vincenzo Gheroldi fa al momento non sono state esaudite, cioè le relazioni dei restauri, e in questo penso a Marco Rossi che mi dia una mano, le relazioni delle restauratrici non sono presenti attualmente in soprintendenza nostra, non sono state individuate neppure nell'archivio della soprintendenza per i beni architettonici né in altri archivi. Se riusciamo a reperirle sarà un passo avanti utile a completare il quadro delle conoscenze.